Empowering women in leadership to improve stability. Letteralmente, dare accesso alle donne a ruoli di responsabilità per migliorare la stabilità. Questo il nome del seminario che avrà luogo dal 15 al 18 ottobre presso il comando JFC Naples di Giugliano in Campania. L'evento si propone di creare un punto di incontro, dialogo, dibattito e confronto su una tematica tanto importante quanto delicata, qual è quella della leadership al femminile e di sostegno alle donne che occupano cariche di rilievo all'interno delle società, specie nei contesti in cui il ruolo della donna viene spesso sottovalutato o in qualche modo limitato. Elemento chiave dell'evento è dunque la collaborazione sempre più necessaria e contingente tra il comando NATO con la nuova realtà dell'Hub e l'Unione Africana. Protagoniste, ambasciatrici, ministri e oratrici, tra cui esponenti della FemWise Africa, che hanno toccato con grande fermezza e cura temi quali la necessità di garanzie di sicurezza, il diritto alla salute, la parità di genere, ma anche prevenzione del cambiamento climatico e fine delle violenze, che da sempre generano tensioni e che soprattutto ostacolano la pace. Ad aprire la cerimonia, dunque, il consistente discorso di benvenuto da parte del COM del JFC Naples, l'ammiraglio James Fogo, che ha esordito definendo la nuova struttura del comando NATO come più flessibile rispetto al passato, focalizzata dunque su di una gamma molto più ampia di missioni, all'interno della quale vi sono 5 aree di interesse, dall'estremo nord fino al continente africano. Compito dell'Hub, in qualità di direzione strategica della NATO per il Sud, si realizza proprio in quest'ultimo punto, favorire una migliore comprensione delle sfide che provengono dall'esterno del proprio circuito di legami internazionali. Tutto ciò è possibile grazie a 3 punti cardine: connessione, consulto e coordinazione. Ma sentiamo le sue parole. I invited all of the empowered women that are here last night. Tutte le donne che hanno una posizione, diciamo, di rilievo, già l'abbiamo to give me their constructive criticism. Ho pregato tutte di darmi delle critiche, di fornirmi delle critiche costruttive and strong feedback. E anche dei consigli più forti e solidi possibili. On how we can help. Appunto su come possiamo noi aiutare. Yeah, today we bring together NATO and the gender equality group from NATO, headed by Ms. Claire Hutchinson. Eguaglianza di genere, capeggiato dalla signora Claire Hutchinson, che è un'assistente speciale del segretario generale appunto per l'eguaglianza. That's right, Secretary General Special Assistant for Women in Peace and Security. Si occupa di donne e di pace e sicurezza. So, today Naples serves as a bridge between NATO, Women in Peace and Security, FemWise, Africa. Innumerevoli i volti e le persone che hanno contribuito alla messa in opera di questo importante interscambio culturale. L'ammiraglio Fogo ha dato dunque il via al seminario approfondendo il discorso a proposito dei rapporti attuali tra il comando e il continente africano, raccontando storie che non hanno nulla a che fare con gli affari, i dati, le nozioni e la politica, bensì con i rapporti umani e con la capacità di creare connessione, nel senso più spirituale del termine, tra i paesi di tutto il mondo. Significative, inoltre, le parole di Erika Monticone, Engagement Advisor and Gender per l'Hub, la quale ha ribadito il ruolo importante della donna in qualità di mediatrice, anche in paesi come quelli del continente africano, riconoscendo il valore delle capacità di leadership al femminile. Lavorando come gender non significa lavorare, non significa che gli uomini e le donne sono uguali, cioè gender riconosce le differenze che ci sono tra uomo e donna, ovviamente. Certo. E io riconosco che le donne hanno maggiori capacità in determinati settori, quindi voglio cercare di coinvolgerle e sfruttarle per queste loro particolari capacità. Gli uomini ne hanno altre, la donna riesce ad avere una visione più olistica dell'aspetto umano. Thank you.